dal punto di vista intellettuale, è una parte Isha molto forte. Secondo questa bella, bellissima religione antica, la parte che fa dare avanti tutto è la Isha, che la parte ovvio è quella che conosce quello che non si vede ancora. Eva che parla col serpente che Adam non vede. Sapete che è la storia così, no? Quella che parla col serpente è Eva. Perché parla col serpente? Perché lei è Isha. Lei vede qualcosa che Adam non è capace di vedere. Ah, quindi praticamente la storia della Bibbia è una storia di anche mia. Sì, sì, anche tua, è anche tua. C'è una parte tua che è Ish, che si rassegna a sapere quello che sa già e vede intorno a sé solo quello che sa già, né più né meno. Invece la parte tua femminile, e questa sembrerebbe una parola femminile in ebraico, è una parte tua femminile che invece vede quello che non c'è, cioè, che conosce quello che non si vede ancora, e tu puoi seguire l'una o l'altra, solo che se vuoi andare avanti di scatto segui questa, segui la tua parte femminile, la Isha. Allora, perché dicevano nel Medioevo che le donne non c'avevano un'anima? Avevano totalmente dimenticato questa cosa. Quanto l'avevano dimenticata? La data precisa si sa, è molto chiara. Allora, l'inizio della fine del potere femminile è 391 dopo Cristo. L'accordo di Teodosio. Cos'è l'accordo di Teodosio? Niente. La Chiesa cristiana si mette d'accordo con l'impero, editto di Milano, e dice: tu sei nei guai, noi abbiamo i fondi, possiamo aiutarti, possiamo coprirti, abbiamo una porta di radicamento della popolazione, alleiamoci, alleiamoci, e io ti salvo l'impero, dice la Chiesa, che è in crisi quel momento l'impero. Teodosio dice: io ci sto a fare l'alleanza, però mi raccomando, niente donne. Perché? Perché noi siamo i seguaci di Mitra, l'impero romano è tutto mitraico, culto, come la massoneria, no? Come la massoneria di adesso, esclusivamente maschile. Sapete che si chiama il capricapo dei cardinali, si chiama la Mitra, no, viene da lì. La Chiesa cristiana è fatta con un tempio di Mitra, un rettangolo con tanti altari laterali e in fondo l'altare maggiore. E questi qui, Mitra, escludevano le donne, per cui tra le altre cose, per il contratto di collaborazione, la Chiesa di Roma dice: siamo disposti a darvi le tasse, molliamo la nostra regola, una delle nostre regole principali, che è l'astensione dal servizio militare. Noi cristiani non facevamo il servizio militare, adesso, vabbè, se insisti lo facciamo. E d'accordo, a malincuore molliamo le donne. Le donne sono escluse da tutto, noi non avanti. Però tu ci dai l'esclusiva religiosa. E Teodosio dice: d'accordo, a questi patti della donna. Però niente donne, mi raccomando. L'accordo è fatto e allora la questione femminile sprofonda. Tutta questa parte che vi ho detto oggi viene cassata, censurata, sparita. Ma è lì, questo è impressionante, che nei libri, nei Vangeli, nella Bibbia, è lì sotto i tuoi occhi. Basta che apri e leggi. Guarda, come diceva Agostino, tolle e legge, prendi e leggi, la vedi. E allora perché non c'è un papa donna? Perché non c'è un cardinale donna? Se le donne hanno cambiato tutto. Aspetta un attimo, ripeti la domanda. Perché non c'è un papa donna? Perché non c'è un cardinale donna? Se le donne hanno cambiato tutto, che domanda mi fai? Noi non vogliamo che cambi tutto. Ogni volta che arriva una, ci cambia le carte in tavola, c'è a fare un passo avanti, perché arriva a questa parte qua della mente di tutti, la parte Isha, che vede oltre. Noi vogliamo una
mondo, la religione di Ish, non di Isha. Quindi loro, se arrivano, cambiati il nome di religione. Pensa, la parola religione vuol dire religare. Se diventa un elemento femminile, non è più un religare, è un aprire. Bisogna chiamarla una prigione, no? Un'estensione, una orizzatizzazione. Non abbiamo più religione. E questo esclude la possibilità di una crescita, a meno che, come in alcune confessioni cristiane, lei non diventi un simile uomo, un simile maschio, cioè lei non si assimili, come nella regione anglicana, lei non si assimili totalmente alla figura maschile e obbedisca al comportamento maschile. Porca miseria. Cioè, è così compatto, è così compatto. Lo sapevate? Forse no. Adesso non potete più non saperlo, ve l'ho detto. Controllate. E quindi, domanda, e quindi che si fa? Allora, e quindi, siete capitate in un periodo molto favorevole, attualmente. Voi sapete in questo periodo che c'è una Gotterdämmerung, quella si chiama una Gotterdämmerung, c'è un tramonto degli dèi. Tu guarda la situazione della Chiesa. La Chiesa sta crollando sotto una serie di scandali sessuali. Una valanga, decine di migliaia di ragazzini, ragazzine violentate da preti, vescovi e cardinali. Decine di migliaia. E tutti quanti sono così sgomenti che dicono: non l'ho visto ancora, non l'ho ancora visto, però tra un po' lo guardo. E nel momento in cui lo vedrò, crollerà tutto, sprofonderà tutto un edificio che non reggeva più da tanto tempo e sta crollando contro un. Sta crollando a causa di un errore di carattere mentale, no? La castità cosiddetta, mal gestita. Che c'è sempre stata, guardando questa cosa qui dell'abuso dell'infanzia all'interno della Chiesa, ma adesso sta diventando gigantesco. Perché? Perché è finita, ci vorranno 50 anni, va bene, ma non di più. Non può più risollevarsi una cosa così. Nel frattempo c'è un mondo, come sapete, che è distrutto per la sua propensione per la carne. C'è un mondo che mangia carne a tutto spiano, ma troppissima carne. Ogni giorno vengono uccisi 400 milioni di animali. Sapete come si fa il formaggio? Il latte, sapete come si viene il latte? Dunque, per ottenere il latte bisogna prendere una mucca che ha partorito da poco e farle fuori il vitello, ucciderle il vitello, possibilmente in modo che lei lo veda. Lei rimane così sotto shock che produce latte in continuazione, ma non può produrre latte se non ha avuto un parto. A questo punto tu pensi, no, scusa, vedi un po', cioè il latte che io adesso mangio è prodotto di questo errore, anche il formaggio, e la carne con gli allevamenti che ci sono, sterminati allevamenti, stermini di 400 individui vivi tutti i giorni, con gas serra prodotti da questo allevamento che sono peggiori dei gas industriali per l'ozono. Cioè il pianeta sta praticamente andando a pezzi, da un lato dal punto di vista morale col crollo della Chiesa, dall'altro da un punto di vista materiale per una questione di alimentazione e carne. È un momento di crisi totale che uno cerca di tenere a bada. Poi dicono il riscaldamento, le macchine. No, basterebbe molto meno. Basterebbe, e questo tutti cominciano a sentirlo, credo interessantissimo, cioè tra 600 anni, quando sapranno che tu hai avuto una reincarnazione in questo periodo di fermi numerici, è divertito tantissimo, no? Sicuramente.
Allora, qui è questione di poco tempo. Ci si accorge che il modello attuale non funziona più e sta producendo guai giganteschi, ma guai grossi, eh? Cioè, tra un po', a forza di deforestare il mondo per dar da mangiare ai maiali e ai vitelli, no? E non alle persone, il mondo non si sfascia. Quindi occorre una nuova idea, un nuovo progetto. A forza di farsi ragazzini, la Chiesa ha buttato giù la Chiesa, e occorrerà una nuova idea, un nuovo progetto. Attualmente tutti i progetti ISH stanno fallendo. E come ai vecchi tempi si ripete l'alternanza. Questo fallisce, la ISHA deve entrare in scena. Anche stavolta lo snodo arriva da qua, dalla parte femminile di chiunque. È chiaro che l'alimentazione carnea è tipicamente maschile. È chiaro che la Chiesa è maschile e si sta dissolvendo sia l'una sia l'altra, cioè l'altra sta dissolvendo il pianeta. Quindi voi siete capitate, qui complimenti alla Caterina per il tempismo, siete capitate in un momento in cui la gente ha bisogno di Isha, di ideologie Isha, di idee e di pensieri Isha. E le idee e i pensieri Isha prodotti da maschi non sono greche. Si tratterebbe, fatti vostri a questo punto, produrre ideologie Isha da un punto di vista femminile. Questo sarebbe interessantissimo. Poi si possono chiamare dei maschi per la collaborazione, però sempre a livello.